Ciao gamer, benvenuto a Gamers. Sì. Guarda, ma voi dovreste vedere il sorriso fiero. Il sorriso fiero. Comunque, allora, oggi parliamo di Switch. Switch. Esatto, in maniera un po' più razionale, perché comunque è passato del tempo, nel senso, non siamo più con in quella fase di, per me, eccitazione incredibile post-evento e per lui, oh, questa cosa fa schifo post-evento. Ma io non ho mai detto che fa schifo, con anzi, questo tono l'hai fatto, ok? Sono sempre stato d'accordo con le, cioè, sono stato d'accordo con le decisioni riguardo Switch. Mm. E tu, persona che dici, sto pagando 300 euro per un tablet, stai pagando anche poco per un tablet, se ci pensi. Esatto. Quindi, ecco, esatto. Comunque, comunque, allora, la cosa più sconvolgente e più controversa è stato l'intraprendere da parte di Nintendo di una politica a pagamento online. E qui c'è molto da parlare. Ok, allora, io sono nintendaro e sono di parte, quindi vorrei prima lasciare la parola a te, che sei più... Cioè, ma magari se fanno una stupidaggine glielo dici. Io tendo a non farlo comunque. Questa è una stupidaggine tremenda. Secondo te è una stupidaggine tremenda? È l'elemento defining che farà entrare Switch nella categoria peasant. Ma non è... Sì! Sì! Perché? Allora, io immagino... Ogni volta che dici così immagino i console gamer... Scusami, i PC gamer, quindi i... PC Master Race, scusami. PC Elitist. Elitist. Non chiama. Sapevo questa cosa. La Master Race, della Master Race. La Master Race è tutto. Ah. E poi hai i console peasant e i PC Elitist. Non lo sapevo. No, questa cosa no. Comunque, i PC Elitist mi dicevi. Ok, che sono lì, no? Che cercano le feature di una console e dicono: vabbè, accettabile, vabbè. Poi arrivano online a pagamento. Peasant. Esatto. Allora, immagino online, questo consiglio. Online a pagamento. È sbagliato. Allora, capisco tutto. Io ho delle opinioni un po' diverse, quindi ci possiamo... Capisco tutto, capisco che la console costa poco, perché costa poco. Sì, no, Switch costa tengo poco. A cercare questa cosa. Costa poco. Tanto poco, confronto a una PS3, cioè una PS4. Per dire, noi avevamo scommesso sul prezzo e a un certo punto io ho detto, no, cavolo, Leo, forse vorrei aumentare la mia scommessa, perché eravamo entrambi convinti di un prezzo abbastanza alto. Sì, cioè, decisamente più alto di quello che abbiamo presentato. Io devo capire perché la gente continua a non giustificarlo. Comunque sia, è un prezzo giusto, basso giusto, vorrei dire. Normale, cioè non è nulla di... Ovviamente non è, wow, costa niente. Con 300, costa con 300 sarebbe stato davvero basso, secondo me. Ecco, comunque sì. Sia... Che in realtà è il prezzo anche in alcuni posti europei, tra l'altro. Sì. Cioè, in Italia si è andata male, però dico. Sì, sì. Vabbè, comunque sia. Allora, l'online a pagamento è una mossa sbagliata, secondo me. Perché? Vai. Primo, Nintendo, sei una casa che mi pare fino al 3DS mi avverte che devo avere 18 anni per fare un aggiornamento alla console. Sì. Quindi, secondo quale ragionamento io, bimbo, con meno di, non so, 13 anni. Ok, va bene. Ragazzino con meno di 13 anni, posso pagare l'online? Certo, devo andare da mamma e papà. Devi andare a rompere. Che mi dicono, un'altra volta è questa. Ok, ma ci sono di sicuro i genitori che pagheranno per l'online. Mm. Ma ci sono anche i genitori che non lo faranno. Cioè, per esempio, questo è un piccolo insight nella mia vita personale. Se io bambino avessi avuto una Switch e avessi chiesto dei soldi ai miei per l'online, i miei mi avrebbero preso a calci. No, i miei piuttosto mi avrebbero detto comprati dei giochi. Cioè, se proprio devi spendere, spendili per i giochi più che per l'online. Non avrebbero dato importanza. Cioè, capito? Ma perché è normale, perché probabilmente il genitore non si rende neanche conto di quanto può essere fondamentale l'online. Diciamo, cioè, per farti capire, questa qua è stata ciò che mi ha fatto scegliere il PS3 piuttosto che anche Xbox a me al tempo. Allora, tutte le console adesso hanno un online a pagamento. Il problema per Nintendo è che poteva comportarsi meglio, secondo me, nel senso che l'online, ci tengo a dire, è giustificato a pagamento solamente se funziona bene. Perché attenzione, magari questa volta ce la fanno. Allora, magari questa volta ce la fanno, però si sa. Per esempio, l'online di Xbox o di PlayStation non è nulla se non
io Sony, io Microsoft, che ti prendo dei soldi, perché esatto, alla no, fine, questa cosa è vera, comunque sono d'accordo. Alla fine tutto cosa, il servizio online cosa... di Microsoft e di Sony è semplicemente un'interfaccia con lo store, che... perché tutti gli altri server di gioco non sono gestiti esatto, da, quello, da Microsoft esatto, e Sony, quello che dico sono io gestiti che... da chi produce il gioco. Che è terribile questa cosa, che voi pagando online su PlayStation 4 e Xbox in realtà finanziate Sony, ma non i developer che stanno esatto. pagando per i server. Esattamente. Cioè, è allucinante come meccanica. È davvero assurda questa cosa. Allora, questo su Nintendo non succede, perché la maggior parte dei giochi sono della casa stessa. Mm-mm, cioè, Nintendo esatto. stessa produce i giochi. Quindi, sotto un certo punto di vista, forse è anche corretto. Però, io continuo a pensare che deve esserci davvero un motivo buono per farmi pagare l'accesso online. Perché, per esempio, che so, la Pokébanca, che costa 5 euro l'anno, è un prezzo simbolico, ma ci sta. Io lo pago esatto. perché mi dà un servizio che è una figata, tra l'altro, che mi permette di scambiare i Pokémon da una generazione all'altra. Senza impazzire con le altre, perché prima sono le dinamiche 6 Pokémon alla volta, 12 Pokémon alla volta, allora esatto. poi ti limitiamo nel safari, devi catturarli, esatto. è una rottura se di palle. Se invece insomma. Io devo pagare l'online solamente per il fatto che voglio giocare con gli altri, io non trovo nessun senso nel doverlo fare. No, ma è vero questa cosa. Allora, è pesante, ok? Io sono il primo che... Io penso che sarebbe stato molto più simpatico, sinceramente, dare due possibilità. Account online normale, account premium. Come faceva al tempo PlayStation con PSN sì. e PSN Plus. E c'erano delle persone che avevano PSN Plus. Non erano... Sì. Ok, erano anche ovviamente... Anche perché c'erano comunque delle... Dei vantaggi. Dei vantaggi quindi, nel avere Plus. Quindi, ok, era ovviamente... c'erano molte più persone con l'account gratuito. Sì. Però magari quelle Plus avrebbero consentito a Nintendo di mettere da parte un po' di soldini per pagare i server. Perché... Non lo so, non riesco a immaginarmi lo scenario in cui una persona si compra un Pokémon per Switch e non può giocare. Sì. Non ce la... non riesco, cioè diventa molto difficile, capito? Cioè, va contro quell'idea del ti vendiamo il 2DS a 79 euro, anzi 99 con dentro Pokémon, così con 99 euro giochi a Pokémon. Non succede più perché c'è anche l'abbonamento, quindi devi spiegargli l'abbonamento. Sì. Cioè, è una questione complicata secondo me. E esatto, comunque, cioè, non ce la vedo tanto poi, questa vabbè, cosa. Io vengo da un mondo dove pagare per l'online è inammissibile per me, perché sì, io sì. sono su computer dove se voglio giocare gioco, punto. Mm. Comunque sia. Dai, facendo... perché comunque però aspetta, c'è anche un piano diverso. Anche perché io sono Steam... attenzione che io sono cresciuto comunque senza online a pagamento. Perché mm-hmm. è possibile che sia una mossa che tutte le case stanno prendendo e magari... per far abituare tutti. Però è anche vero, per dire che Steam non ha nemmeno più di tanto bisogno, perché alla fine prende un 30% da ogni gioco e lo compri da loro. Esatto. Mentre invece sulle console io posso comprare il mio gioco al GameStop piuttosto che dallo store. Quindi io capisco forse che da quel punto di vista hanno bisogno comunque di in qualche modo di incamerare denaro, però non lo so. Anche perché secondo me comunque il costo dell'online viene giustificato dal prezzo stesso del gioco. Nel senso che mettiamo che un gioco costa 50 euro, un gioco per 3DS, Pokémon. Allora ci sarà un 10%, 20% sì, che se lo prende il GameStop di turno. Poi, adesso sto sparando cifre a caso, io non so nulla sotto questo punto di vista. Poi ci sarà il 50% sul development. Poi c'è bla 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 bla. E poi ci sarà di sicuro quella piccola fetta che è per l'online. È predisposta. Ma allora perché io devo... Allora io... Allora, se devi davvero farmi pagare l'online, a questo punto io mi aspetto che i giochi costino meno. Sinceramente io non ho... Cioè, io capisco che sia un costo, ok? Però, d'altra parte, come ha fatto PlayStation per quella generazione? Cioè, funzionava, eh. Io, sì. voglio dire, il servizio online dei PS3 non faceva schifo. Funzionava. Cioè, il PSN non aveva problemi, in realtà. Andava e basta. Quindi, non so perché di colpo è diventato necessario. Sono sicuro che i server costano. D'accordo. E, in certo qual modo, sono felice se Nintendo, con questa scusa, riesce a fare un servizio buono. Però, no, continuo a non capire perché siamo entrati nella mentalità... che pensa che non si possa comunque dare un servizio buono riuscendo appunto a sfruttare i ricavi dei giochi. Perché PlayStation lo faceva e funzionava e non è andata in rosso con sì. PS3. Quindi sì. non lo so perché di colpo sono... Allora, allora mi devi dare un servizio fenomenale. Esatto, perché... è questa la questione. Cioè... Se davvero vuoi che io paghi un servizio, mi devi dare qualcosa, non mi devi dare la possibilità di accedere. Esatto, per dire, secondo me se già si fosse stato, come dicevo prima, un servizio premium in cui magari potevo, avevo accesso a
un titolo Nintendo Exclusive ogni mese, va bene, apposta, avevo già quel titolo lì. Poi dopo potevo registrare i video per fare i gameplay, per dire, cioè quanta gente pagherebbe questa feature? Un disastro. Sì. Un disastro, ok? Senza modificare la console puoi registrarti i video se hai l'account premium. O altre sì, cose ma di questo anche tipo. Anche con le stesse feature di Nintendo, probabilmente avrebbe potuto fare un... avrebbe potuto far sì che Switch avesse sia online gratuito che pagamento, ma con le stesse feature, tipo appunto quella del replay, se non fosse stata una feature per tutti, potevano tranquillamente dire ok, la vuoi, pagami l'online. E andava bene, andava bene, perché a quel punto, vabbè, una persona che registra, magari li carica su YouTube, gli sta anche bene. Anche perché spendere dei soldi per l'online non... per una persona come me, che io a casa non ho bisogno di registrare, mi serve ben poco registrarmi il coso, a meno che non sono un nine gagger che deve fare le meme, oppure ho bisogno di mostrare al mondo quello che faccio, non ho alcun bisogno di fare un replay. Quindi comunque, allora, sono felice del fatto che Nintendo stia cercando di cambiare le cose. Butto giù la pillola amara se fa un servizio fenomenale, un servizio ma non deve avere veramente nessun problema. Che offre dei vantaggi. Esatto, deve essere un qualcosa di molto figo. Per dire, già il fatto che, e questo mi piaceva molto, che puoi utilizzare un'app per telefono, ho letto, Per gestire per le lobby e le chiamate. Ah, è una figata, secondo okay. me. In cui magari vedi tutti quanti i nickname degli utenti senza dover premere il tasto nella console per notare visuale. Hai tutti i nickname degli utenti, puoi aggiungere amici, puoi attaccare un auricolare al telefono e usi questo per parlare. Quindi quello è già, quella è una cosa carina. Se ci fossero tante cose così, magari potrei accettare. Deve essere, e soprattutto ancora non si sa il prezzo, giusto? Non si sa il prezzo. Deve essere un prezzo gestibile, secondo me, e soprattutto deve essere giustificato, perché un servizio, cioè io per pagare un servizio dove mi collego e basta, no. Comunque 70 euro annui sono tantissimi, perché per PS4 e Xbox sono sui 70 annui. È tantissimo. È tantissimo. Io spero che Nintendo non superi i 30, sinceramente. Cioè, davvero 70 euro l'anno? È un gioco l'anno solo per quello. È tantissimo, veramente. E se, cioè, se facciamo, comunque, per chiudere, se facciamo bene un conto, considerando che una generazione di console al tempo durava 10 anni. Ah, okay. Beh, sì. Se fin dall'inizio l'online fosse costato, a quel punto conta console, giochi e online, spendevi davvero più di 2000 euro. E se l'unica cosa intelligente, secondo me, che una tra le cose intelligenti che ha fatto Nintendo, però, è mettere l'online gratuito al lancio. Perché altrimenti la gente avrebbe detto, aspetta però, scusami, mi costa già 300 euro, se devo aggiungerci sì, 70 di online costa ancora di più. Invece così non te lo fanno pesare fin da subito. Esatto, però comunque non... È un po' da Nintendaro, vi dico che è un po' difficile da sopportare, però se mi danno un servizio fenomenale lo accetto. Per me naturalmente è inammissibile. Però d'altra parte, considerando che tutte le console ormai lo fanno, dico vabbè. Ecco, non è giusto secondo me. Certo che se invece hai gli stessi problemi del passato, comunque ha tanti problemi, iniziano a girarmi e non lo pago per niente volentieri, o non lo pago direttamente. Esattamente. Perché se diventa solamente un pagamento necessario per poter andare nello store e comprare altra roba, cioè proprio no, non siamo sulla strada sbagliata, completamente. O so che nello store ci puoi entrare senza pagare, apparentemente. Guarda te. E l'hanno detta come fosse una cosa bellissima, che dovrebbe essere nello scontato, perché vabbè, comunque. Gamer, dicete qui sotto che ne pensi riguardo l'online a pagamento e facci sapere la tua, commenti. Altri argomenti. E facci sapere altri argomenti, abbiamo bisogno di argomenti. Ciao gamer, alla prossima.